Ho colto sicuramente positivamente il provvedimento che è stato approvato dalla Commissione consiliare della Regione Lombardia, anche perché vale la pena di ricordare che le specie in deroga a cui si andrà se il Consiglio regionale approverà definitivamente il progetto di legge che si andrà a prelevare, godono tutte di ottima salute, sono tutte in base al BirdLife International specie che non sono in decremento, non sono in difficoltà, anzi sono in netto recupero, per cui si andrebbe ad effettuare il prelievo di una piccola quantità su specie che godono di ottima salute. Posso fare un esempio invece di specie che non godono di buona salute. La pernice bianca è un uccello che non gode di buona salute e che peraltro adesso è anche chiusa la caccia, ma negli uccelli migratori, altri animali, altri uccelli migratori che invece non godono di buona salute, per esempio la marzaiola. Ecco. Questi invece, quanto riguarda il fringuello, la peppola, il frosone, lo storno, sono uccelli che stanno benissimo, per cui non andiamo a determinare un decremento o comunque ad intaccare un patrimonio ornitico in difficoltà, assolutamente. Questi provvedimenti passati in commissione in Regione Lombardia favoriscono il mondo delle persone che tengono i roccoli? Sicuramente sì, i roccoli sono dei monumenti arborei che fanno parte della nostra cultura, della nostra tradizione bergamasca e bresciana. E il fatto di poter esercitare questa antica arte dà fiato e dà la possibilità di continuare a vedere questi meravigliosi monumenti anche sulle nostre montagne e sulle nostre colline. Quindi vede con favore anche il provvedimento sui richiami vivi. Sicuramente anche perché soprattutto essendo io un conservazionista il prelievo viene effettuato, la cattura viene effettuata su specie che godono di ottima salute e questo è acclarato da tutti gli ornitologi che si occupano di queste specie, cioè il tordo bottaccio, il tordo sassello, la cesena stanno benissimo, non hanno problemi di conservazione. Per cui le catture che vengono fatte, il merlo, vengono fatte su specie che godono di ottima salute e non vi sono problemi di conservazione.